Ehi, Pulce, non tornare sì, tardi. Sì, lo so. Vieni a darci un bacetto prima di uscire. Bacetto. Fatelo dare da lei, è lì apposta. Hai più pensato a fare quella telefonata? No, potrebbe veramente ferire le mamme. Possibile che tu non sia curiosa? Ognuna delle mie mamme ha avuto un figlio, col tuo sperma. Tutte e due, diciamo. Diciamo gay. Grande, cioè, forte. Io adoro le lesbiche. Perfetto. Sì, ho capito, è il padre biologico e tutte quelle stronzate. Ma perché, scusa, noi non gli bastiamo? Non pensavo che avrebbero usato il mio sperma. Perché no? Io lo userei. Padre donatore. Un fico spaziale. È single? Prima di tutto, beh. L'avete conosciuto e va benissimo, però fine della storia. Io voglio rivederlo. Davvero? Davvero. Che piacere conoscerti, ciao. Vacci piano con il vino, tesoro, è ancora giorno. Ok, ma vale anche per la mania del controllo, ok? Come vi siete conosciute? Ero di turno al pronto soccorso. Jules ha avuto un'emergenza e... Avevo la lingua intorpidita. E io le ho detto di rilassarsi. E la mia lingua ha ripreso a funzionare. Oddio. L'idea era di limitare il suo coinvolgimento. Guarda che non ce la fai, fratello. Non è il loro padre, è il nostro donatore di sperma. Continuo a vedere l'espressione dei miei figli sul tuo viso. Ma dai... Ma dai! Mi sento come se mi stesse rubando la famiglia. Oh! Wow! Ok. Cos'è quello sguardo? Non è uno sguardo. È la mia faccia. Tornare a casa in motocicletta. Mamma, io ho 18 anni! Ti ho sentita così lontana ultimamente. Perché hai donato lo sperma? Mi sembrava più divertente che donare il sangue. Ehi, sono contento di averlo fatto. Il matrimonio è difficile. Due persone, anno dopo anno. A volte smetti di vedere l'altra persona. È una famiglia non convenzionale.